Dopo una lunga giornata di lavoro ci vuole una bella doccetta ricostituente perché devo farmi bella. Stasera, sai, Opal, c'è il pigiama party di Pinky, non vedo l'ora. Oddio, come sono ridotta male, sono tutta scompigliata. Oh, ho bisogno di una doccia. Ora sì che sto decisamente meglio. Bene. Adesso pensiamo ai capelli. Arricciamo, arricciamo, che bei boccoli facciamo. Bene, adesso è il momento del trucco. Cosa mi consigli, Opal? L'ombretto rosa o l'ombretto azzurro? Grazie. Andrò di ombretto azzurro? Mi dona così tanto? Ecco qua, adesso i capelli sono in piega e adesso passiamo allo smalto. Uff, sono indecisa sul colore dello smalto, sono tutti così belli, ma mi sa che sceglierò il viola scuro perché si intona alla mia bellissima chioma. E per finire, un po' di profumo. Voilà, sono pronta. Eccoti qua, Opal. Su, dai, vieni qui che faccio un po' bella anche te. Ma, Opal, dove scappi? Ciao a tutti, sono Momoko88. Mi scuso veramente tantissimo con voi se è un sacco di tempo che non pubblico video, ma dovete sapere che è un periodo abbastanza complicato e incasinato per me e quindi non sono riuscita a fare video e non avevo neanche molta voglia, vi dirò la verità. Ma eccomi qua, ritornata, non vi abbandono, non vi preoccupate. Prima di iniziare questo video, saluto delle persone che me l'hanno chiesto un bel po' di tempo fa e mi dispiace farlo solo adesso. Allora, saluto Lulu MLP, Miriam Corbingi e MLP Channel Carly TV. Ciao a tutte quante. Allora, Kiki, dopo tutto questo tempo, cos'è che recensiamo oggi? Allora, oggi recensiamo lo Slumber Party Beauty Set di Rarity della serie My Little Pony Equestrian Girls Minis. Esattamente, è l'ultima cosa che la Hasbro gentilmente mi aveva inviato e che purtroppo mi trovo a recensire solo adesso. Shame on me, comunque vabbè. Allora, vediamo questa scatola gigante. Vabbè, come al solito non stiamo a dilungarci troppo sulla scatola che ha sempre il logo My Little Pony e queste Girls Minis, il pattern, quello con i cuori a forma, cioè il ferro di cavallo a forma di cuore e vari colori. Qui su questo lato abbiamo varie immagini di Rarity sempre prese dal primo film delle Equestrian Girls. Qui come al solito ci dice che è Poseable Doll, che la bambola è articolata, il logo della Hasbro ovviamente, e poi qui c'è scritto appunto Slumber Party Beauty Set, Rarity ovviamente, ovvero il set di bellezza del pigiama party, consigliato dai 5 anni in su. Allora, nel retro abbiamo un'immagine prototipo, comunque illustrativa, del set, appunto, con Rarity e fa vedere anche Fluttershy, sempre di questa serie Slumber Party. E qua cos'è che dice Rarity? Ovviamente, she loves sharing beauty tips, adora condividere consigli di bellezza, diciamo così. E qui fa vedere le Equestria Girls Minis, quelle singole, quelle basic. Ok, let's open it. Ed eccoci qua con lo Slumber Party Beauty Set di Rarity fuori dalla confezione. Devo dire che è veramente stupendo, pieno di accessori.
Inoltre potete tenere lo sfondo della scatola, il cartoncino che c'è dentro, in modo da avere già un background quando giocate, perché è raffigurato il bagno, diciamo, sì, un bagno, è un bagno, il bagno di Rarity. Guardate con questo pavimento com'è chic, con le piastrelle black and white. Direi di partire con gli accessori così almeno poi vediamo meglio, più con calma, Rarity. Allora, abbiamo questo spruzzino, direi, che di solito lo usano i parrucchieri per bagnare le ciocche dei capelli per poi fare la piega. Almeno penso che sia questa l'utilità, con sopra degli adorabili cuoricini. Qui invece abbiamo, non so perché, un tris tutti attaccati, perché nella vita reale non li troveremmo mai così. Comunque di ombretti azzurri, carinissimi. Poi abbiamo questa trousse deliziosa, questa piccolissima trousse che ha le orecchie da pony. C'è la trousse, è meravigliosa. Tutto, diciamo, è marchiato con il cutie mark di Rarity. Ci sono anche dei graziosissimi cuoricini ai lati. È bellissimo. Poi abbiamo questo asciugacapelli, questo phon, che anche questo è una gioia per gli occhi da vedere, perché è super mega dettagliatissimo. Questa texture qui, diciamo, poi c'è questi ghirigori, la cosa più bella come al solito è la gemma del simbolo di Rarity. Poi ovviamente c'è la maniglia per fare in modo che possa tenerlo Rarity, e poi c'è anche le righe per, che di solito al phon veramente è fatto benissimo, c'è il bottone, c'è pure il bottone, cioè vabbè. E ora non ve la faccio vedere da vicino, comunque c'è questa. Oddio, come si può chiamare? Mobile credenza. Ora dico una castroneria, vabbè, che è molto carina. E in cima ci sono questi decori di cuoricini a forma di cuoricino. Poi ci sono questi riccioli qua. Insomma, è carino. E poi almeno potete appoggiarci sopra gli accessori. Poi c'è questa piccola valigetta dove potete mettere dentro alcuni di questi appunto accessori, e come al solito sempre il cutie mark di Rarity e alcuni ghirigori rosellino trasparente. Qui abbiamo anche questi tutti attaccati, vanno in giro a tris, non esistono singoli comunque. Questi smalti. C'è uno viola scuro, uno rosellino e uno giallo fotonico che non metterei mai nella vita. Che appunto, come dicevo, sono pack da tre. E uno se li mette tutti insieme, così fa lo smalto tricolore. Poi qui un'altra cosa adorabile: la piastra per i ricci, il ferro per i ricci. E infine abbiamo un profumo. Che ha sopra inciso la R di Rarity. Cioè, una cosa incredibile, ragazzi. Questo qua è il profumo. E questa, che non vi faccio vedere perché la si vede benissimo da qui, è sia uno specchio, c'è cioè il lavandino, e c'ha dei ripiani dove mettere sempre gli accessori. Scusate per la spiegazione molto spartana, ma in questo momento non mi viene il nome, e comunque è fatta benissimo. Adesso vediamo Opal Opalescence. È fatta molto bene, devo dire. Ha il suo solito sguardo da mai una gioia, o comunque che schifo la vita. Sembra un po' un Grumpy Cat, diciamo. Ha la faccia da Grumpy Cat, sì. Ha il suo fiocchettino viola che le tiene su un ciuffettino. Al suo collarino con questa sorta di fiorellino. È seduta appallottolata con la sua codona bianca. È molto carina e sono contenta che l'abbiano messa
all'interno del set di Rarity perché è un personaggio che non è mai stato inserito nei giocattoli di My Little Pony, mi pare. E passiamo alla cosa più bella, nonché unica di questo. Oddio, mi si sta denudando, perfetto. Oddio, caprimi! Mi vedono tutte le mutande! Vabbè, passiamo alla protagonista, come stavo dicendo, Rarity, che in questo set è meravigliosa. Allora, prima di tutto bisogna dire, cosa che però penso che lo vediate tutti, lo vedono anche i ciechi fra un po', Rarity in questo set ha una pettinatura diversa e un outfit diverso, che è proprio a tema pigiama party. E essendo che lei è nel set di bellezza, è in veste da camera, diciamo. Ha una sorta di vestaglia, suppongo sia una vestaglia. Purtroppo la sua vestaglia è di un color grigio smorto, insomma, un colore abbastanza triste, però comunque è una vestaglia carina, fatta nei minimi dettagli. Potete vedere il collettino a merletto qui, rosellino. Qui c'è un fiocco però di un fucsia che non riprende effettivamente il colore del collettino, però vabbè. Sotto Rarity sembra avere una camicia da notte, penso, azzurrina, sempre comunque molto decorata, con anche dei pallini qua in cima e qua sul collo. Le maniche della vestaglia sono un po' gonfie, sono un po' sbuffo e hanno questi merlettini qua e anche questi ricami. È molto fatto, è fatto molto bene. E invece sul bordo della vestaglia ci sono sempre questi altri ghirigori, rosellini e una gemma. Ovviamente la gonna, solo la gonna, si può rimuovere. La pettinatura di Rarity è veramente particolare, è piena di bigodini, è veramente un'acconciatura fantastica. L'unico peccato, diciamo, è che solamente questi tre bigodini davanti sono colorati, mentre gli altri non li hanno colorati, quindi boh, sembrano un tutt'uno con i capelli di Rarity. E vabbè, questo è il trucco di Rarity che se non mi sbaglio è uguale a quello che ha quando è nella versione basic. Ha questo ombretto azzurro sopra e basta semplicemente. E ha questo sorrisino molto dolce e ovviamente ha il cutie mark sotto l'occhio. Una mano è fatta in modo che possa tenere gli accessori mentre l'altra no. E infine ha queste deliziosissime ciabattine. Sembrano tutte soffici, ecco qua davanti le ciabattine di Rarity. C'è pure una gemma, ovviamente. E la suola purtroppo è nera, grigia, insomma, vabbè, hanno fatto questo accostamento di colori che non è che mi entusiasmi molto, però ovviamente vi ricordo sempre che le Quester Girls Minis e quindi anche queste di questo set hanno lo snodo alla testa, alla spalla, al gomito, all'anca, cioè ai fianchi e al ginocchio. Anche questa Rarity, se trova la giusta posizione, riesce a stare in piedi da sola. Consiglio a tutti l'acquisto di questo set perché è veramente fantastico, pieno di accessori. Rarity è stupenda, c'è anche Opal. Insomma, poi con questo set potete creare un sacco di scenette o comunque storie divertenti. Direi che la recensione finisce qui. Ora cercherò di recensire gli altri set Slumber Party perché ho quello di Twilight, Fluttershy, Applejack e quello di
di Pinkie Pie, aiuto, non ce la faccio. Va bene, non scoraggiamoci comunque, ci vediamo presto con una nuova recensione, spero, speriamo, speriamo. Va bene, non saprei che altro dirvi se non stay kawaii.